Ciao a tutti, lunedì la Ternana alle ore 20:30, lunedì 29 novembre, torna in campo al Libero Liberati contro il Crotone, torna in campo per vincere, torna in campo per ottenere 3 punti contro una squadra che attualmente sarebbe più o meno in zona play-out, e quindi torna in campo per vedere sempre più vicina la salvezza, per allontanare le squadre che sono indietro nella classifica. Il Crotone è una di quelle, quindi lunedì sera la Ternana cercherà una vittoria. La partita è importantissima, l'ho detto tra le righe Lucarelli ieri dopo l'analisi della partita di Lecce, ha detto che la partita di lunedì è più difficile di quella di ieri, è la verità. Il Crotone viene dalla sconfitta subita con il Vicenza e vorrà tornare a fare i punti il prima possibile. Il prossimo avversario per farle è la Ternana, appunto, e quindi cercherà di giocare nel massimo delle possibilità. Sono squadre difficili, squadre che ti bloccano il gioco, al contrario del Lecce. Cioè, ieri sera la Ternana a Lecce ha fatto un partitone, al di là di tutto, al di là degli errori individuali che purtroppo pesano e degli errori in generale, ha fatto un partitone. Ma questo l'ha fatto perché il Lecce è comunque una squadra che ti lascia giocare. Il Crotone no, il Crotone non è il Cittadella, però neanche te la rende, cioè si chiude molto, cerca di punirti con le ripartenze. Sono squadre che ti bloccano il gioco, magari ti bloccano Falletti, ti bloccano Partipilo, ti bloccano l'altro esterno, chiunque sia, e ecco qua che non ti esprimi come ti sei espresso a Lecce. Quindi la partita è difficilissima per tutti questi motivi. La Ternana indubbiamente cercherà, mi auguro che lo faccia molto, di scardinare la barriera, la difesa del Crotone. Psicologicamente mi auguro che la Ternana entri in campo con l'approccio giusto, con la voglia di vincere con Lecce, perché il pareggio col Crotone, scusatemi, ma due avversari insieme si crea un po' di confusione. Comunque, l'importante è che la Ternana lunedì entri in campo con la voglia di vincere, perché il pareggio di ieri sera, se unito alla vittoria di lunedì, è un pareggio che vale oro, perché poi sarebbero 4 punti in 2 partite, un'ottima media, andresti a 21 punti in classifica, e a novembre, finire novembre con circa 20 punti non è male. Però se lunedì perdi o pareggi, rimani a 18-19 punti, va bene lo stesso, per carità. Però lunedì è una partita da bollino rosso, lunedì sera è una partita da 3 punti. Sicuramente mi auguro che ci sia il pubblico del Liberati a sostenere questi ragazzi, che stanno comunque giocando alla grande. Certo, purtroppo la Ternana paga gli errori. Questo perché il campionato di Serie B è un campionato talmente equilibrato che se tu perdi palla a centrocampo al 90% è gol, una volta va bene, tante altre no. Quindi questo purtroppo è così, la Serie B è dura, la Serie B è difficile, non è nulla di scontato. Quindi aspettiamoci una bella partita anche lunedì sera, speriamo che i nostri ragazzi abbiano recuperato le energie. Di certo tornerà Sorensen in difesa. Non so a che punto è Capuano, è stato convocato, quindi non so a che punto è, se possa giocare almeno un tempo. Comunque Sorensen ci sarà. Godiamoci Salim Diakité, perché ieri sera ha fatto una prestazione a Lecce stratosferica e è un ottimo rinforzo per la Ternana. E vediamo insomma lunedì sera come andrà col Crotone, con l'obiettivo e con la voglia di portare a casa questi 3 punti che servono. E sicuramente aiuteranno le fere nel proseguito della stagione. Pensando insomma brevemente alla partita di ieri, bellissimo gol di Partipilo, un euro gol, un gol da cineteca, un gol da manuale del mondo del calcio. Sicuramente non so se sarà votato gol della settimana, ma molto probabilmente lo sarà, perché è un gol stratosferico. Godiamoci, come ho già detto, la prestazione di Diakité, una prestazione fantastica. E brevemente insomma Lucarelli nel post partita
ha fatto un'analisi adeguata e un'analisi perfetta, dicendo sì, ok, giochiamo molto bene, in attacco siamo fantastici, però c'è sempre quell'errore di troppo che poi ci prendi gol. Il problema è che prendi gol per errori o dei singoli o comunque collettivi, ma dove hai anche palla tu, e questo è il problema. Mi auguro, come ce l'auguriamo tutti, che questa cosa col tempo svanisca e che lo faccia presto, perché comunque rischi di lasciare per strada diversi punti. E poi, diciamo così, per parlare un po' più sulla Ternana in generale, il centro coordinamento Ternana Clubs sta organizzando un pullman per la prossima trasferta delle ferie, che è sabato, mi sembra sia il 4 dicembre, non mi vorrei sbagliare, ma penso di sì, a Frosinone. L'orario dovrebbe essere le 14, quindi potete contattare i referenti del centro coordinamento, che li trovate anche sui gruppi Facebook e sulle pagine social, per prenotare il pullman per questa delicata trasferta come quella di Frosinone. E in questi giorni stanno andando a raffica i posti per il derby di Perugia, e ora non ci resta che aspettare tutti insieme le ultime ore e aspettare la Ternana in campo lunedì sera alle ore 20:30 contro il Crotone, per cercare di vincere, per cercare di fare 3 punti e di allungare ancora.